quattro sorelle in cucina e veniamo dalla Sardegna. Io sono Rita. E io sono Daniela. Io sono Stefania. Ciao, io sono Sonia. Io vivo in Belgio e non posso essere assieme a loro per fare questa ricetta. Per causa del Covid, speriamo bene la prossima volta di essere tutti assieme. Oggi vi proponiamo un tipico piatto della Sardegna, savanada. 800 g di agnello, 800 di patate, pomodoro secco, aglio e prezzemolo. Per la pasta 400 g di farina 00, 600 g di rimacinato grano duro, 100 g di strutto, 25 g di sale e 500 ml di acqua. Abbiamo mischiato le due farine, abbiamo messo il sale, lo strutto. Adesso impastiamo con l'acqua. Questa chi è che l'ha messa la patata? Aiuto. Nel frattempo in una ciotola abbiamo messo l'agnello, il pomodoro secco, prezzemolo e aglio e il pepe nero, quanto basta. È a vostro piacimento. Mischiamo. Caduto il pomodoro. E poi adesso aggiungiamo le patate tagliate a fettine, così, che poi andrà messo nella pasta tutto a crudo. Allora, abbiamo impastato la pasta, adesso la stendiamo. Spiega perché hai tagliato un pezzo più grande e l'altro più piccolo. La pasta, una per la base e l'altra per coprire la parte superiore della panada. Abbiamo diviso la pasta, uno per la base, e l'altro per chiudere la panada. Steso la pasta, lo spessore all'incirca mezzo centimetro, prendiamo la teglia, appoggiamo sopra e poi mettiamo il condimento. Si mettono prima le patate e mettiamo tutto intorno qua, così. Poi prendiamo la carne, appoggiamo un po'.
Adesso la chiudiamo. Facciamo la prima piega, schiacciamo bene. Ne facciamo un'altra. Un'altra ancora. Ancora un'altra. Mettiamo ancora un po' di patate o di carne. Ma tu non lo metti il condimento? No. Comunque non siamo mai così serie. E poi la ritagli. Poi la ritagliamo perché è troppo. È troppa la pasta. E poi prepara il coperchio. Adesso schiacciamo ancora un pochino. Cupoletta. Sì. Il cerchio si deve restringere, giusto? Sì, sì. Questa la mettiamo da parte, mettiamo un goccio d'olio. Andiamo. Mettiamo qua così. Un pezzo di pasta. Grande, lo tagliamo. Devi mettere un po' d'olio contro la pasta. Sì, ancora troppo grande. Mettiamo la pasta sopra e la chiudiamo. Adesso fai la trecciolina. Adesso passiamo alla chiusura. Chiusura. Si prende, si schiaccia un po' di pasta, va verso giù, si
tira su. Si deve formare una si deve formare una specie di treccina. Abbiamo chiuso la panata, mettiamo in forno a 180 per un'ora e mezza. Snelliamo un po' di strutto intorno alla panata per diventare dorata e croccante. La panata è pronta. Adesso la tagliamo e vediamo l'interno. Sto uscendo un po' di sughetto. Un po' calda. Ecco qua. Vediamo l'interno. Sì, è cotta. La panata è pronta a servire.